Benvenuti amiche svapatrici, ma soprattutto amici svapatori, dalla vostra allegorica e meravigliosa papilla assoluta. E da Linda. Quest'oggi recensiremo. No, No? niente. Oh, scusa, mi sono uscito. Cosa sta succedendo? Papilla cadabra. Adesso sì. Ah, infatti, Cos'è cioè, successo? magari qualcuno preferiva la. Cioè, Magari qualcuno avrebbe preferito che ci fossero solo loro, ma. Però comunque l'abbiamo mantenuta. Le femmine. Comunque l'abbiamo mantenute. Quindi, benvenuti amici svapatori, ma soprattutto amiche svapatrici, ma soprattutto amici svapatori della vostra allegorica meravigliosa e fantasmagorica papilla assoluta. E Dal vostro Eli. dalle meravigliose papilline Elena e Linda. Che è grande richiesta, sono tornate perché tutti ci chiedevano dove sono Sì. finite, ma dove vanno, ma cosa fanno, ma sono single, ma insomma, sono qua, oggi sono qui con noi per fare una recensione. Oh, cosa ci avete portato da recensire? Cosa? La nuovissima linea Sì. di Monkey Knot Flavors. Sono quattro busti. Sì. Allora, Per il momento andremo a vederne due. Esatto, ne vediamo solo due e vedremo in primis il Monkey Reserve, che è niente po' di meno che banana con mandorle tostate, miele, latte e mix di cereali. Tutto unito per un fantastico aroma. Poi abbiamo il Monkey Nut, sempre lemon cream, che è praticamente una crema no? Interessante, una crema E pasticcera al limone. poi nella stessa linea abbiamo il Choco Planet Sì. e infine il Red Asteroid, Che mi ricorda già qualcos'altro, già vagamente. E che scommetto che frutti rossi e menta. frutti rossi e mentolato. Mentolato, diciamo che comunque sono quattro cover. Possiamo dire quattro cover più o meno. Quattro cover. Quindi per il momento andremo a recensire il Monkey Reserve e il Lemon Cream. Volevo ricordare che sono di Red Lab, che è la stessa Distribuiti da Rebilio. distribuita da Rebilio, che ringraziamo Vincenzo per averci donato, che non è una persona ma è Si chiama un Vincenzo. verbo, proprio il verbo donato, questi liquidi da recensire. Quindi grazie Vincenzo e grazie a tutto lo staff di Rebilio. Ah, questi qua sono gli stessi del Pandoro e del Panettone, che loro hanno già Sì, fatto, hanno Monkey spaccato Clever, sì. il culo ai passerotti. Bene, iniziamo subito. Da quale iniziamo? Io inizierei dal bananoso, perché Quindi dal Monkey Reserve. ti piace questo abbinamento banana, mandorla, miele? Chissà, non so. Interessante. Andiamo intanto a vedere. Allora, la scatolina la riponiamo. Ok, così, Vabbè. molto Delicatamente. Andiamo a. Beh, direi che l'odore è gradevole, Si sente la banana sicuramente, la mandorla tostata anche la sento molto. E per il momento io al naso non percepisco altro. Lei, signorina? Pochino c'è miele, la Miele? dolcezza. La dolce carina, la No, dolcezza. la banana sicuro. Si sente la Sì, banana, la banana. non è che mi Sì, la sono. banana Più si che sente. Ma altro anche la anche mandorla, la si sente un po' la mandorla, mandorla, si sente sì. un Io non la po' sento, mi spiace. un po' di Non la retrogusto senti, amarognolo ma della faremo mandorla. una visita dall'otorino domani per verificare se Bene, non lo sta. ma direi di andare subito ad Beh, assaggiarla. assolutamente la digito papillare, assolutamente. Prego. Un momento elevato in cui le ragazze digitopapilleranno il gusto, quindi i maschietti con calma, Diciamo, è il così. momento più interessante di quello. Esatto. Perfetto. Il digitopapillare, sapete che la mia digitopapillare è l'unica riconosciuta nel territorio UPI. Mi sento molto diverso da loro, dai. Vero? Sì, Un po' amarognolo. stavo dicendo Sì. un'altra cosa. Esatto. Allora, al gusto, secondo me è stata fuori di più la mandorla, Più la probabilmente. mandorla, però Più la la mandorla è un mandorla, po' amara. sì, È un po' amarognolo. un Cioè, po' per amarognolo. adesso è meglio Si sente più il dolce della all'olfatto. banana anche. Al gusto, si sente il Sì. dolce e l'amaro, quindi, secondo te? Si sente il dolce della banana, ma come primo impatto l'amaro della Della mandorla, mandorla. sì.
Concordo. La tostatura. La tostatura? Della mandorla. Della mandorla. Questa è l'analisi. Ok, basta. Sì, io le vorrei okay. Tutte le recensioni. Tutte le recensioni. Non so se avete notato su cosa sto andando a fare la recensione. Lo scettro del potere. È lo scettro del potere. Questo è lo scettro del potere con il quale ho fatto anche la magia. Prego, ragazzi. Con il quale ci ha spodestato. Esatto. Dal nostro posto di potere. Guarda che roba, ragazzi. Ma per quanto mi si addice, cioè con come quanto sto bene con questo punto. Guarda che roba. Cioè proprio guarda la bellezza, guarda che roba. Guarda, cioè, no, il turbante stava. Turbante stava meglio, vero? Immagino. Senti com'è? Come scoppietta. Allora. Allora, l'it è molto mandorloso. Sì. È un po' blando la banana, sì. La banana si sente poco. La banana quasi scompare probabilmente. Non si sente tantissimo. Almeno per il momento. Io sento, sì, sai cosa sento? Abbastanza allo sbaffo. Sento il miele. Sì, più che altro. Il miele si sente... La banana poco. Il miele diciamo che è l'unica parte dolce che va a contrastare un po' la mandorla. Infatti rimane, ecco, ha un hit mandorloso ma dolce perché secondo me è dettato dal miele. Poi allo svapo ti lascia in bocca un po' di secchino che credo sia la mandorla tostata. Sì, un po' sì. Secco in bocca. Sì. Un po' secchino. E poi ci sono anche i cereali che potrebbero dare questa... Sicuramente, cioè, forse la secchezza danno più i cereali della mandorla, secondo me. La banana è quasi è molto impercettibile. No, diciamo che c'è. Allora, si sente più che altro il dolce della banana. Secondo me non tanto il gusto. È molto equilibrato perché non c'è niente che sovrasta gli altri aromi. Sento poco il latte. Ed è un bene. Sì. Ed è un bene. Sì. Perché comunque sappiamo che il latte alle volte può, diciamo, deviare sul formaggio di fossa. Quindi... Sì, a volte in alcuni liquidi da questo, esatto, da questo sentore. Invece qua qua è praticamente impercettibile. Il gusto comunque è molto equilibrato, devo dire la verità, perché dà rotondità. Sì. L'it e allo svapo è buono. L'unica pecca, se posso dire, è un po' il secchino. Che lascia alla fine, ti lascia, sì, lascia un pochino il secco, lascia un po' la bocca secca, sì. Però tutto sommato non mi dispiace, devo dire la verità. Beh, tutto sommato può essere un all day, perché comunque non è troppo potente come sapore. No, non è potente, però è deciso, cioè non è potente nel senso di invasivo, però comunque a litte è molto dolce, lo senti la mandorla, poi svapando viene fuori il miele, sì. Passiamo al secondo liquido che è Lemon Cream. Lemon Cream, una crema al limone che andiamo subitissimo ad annusare. Questo mi ispira. Sempre con delicatezza. Ovviamente. Beh, un buon limone. Un buon limone. Sì. L'odore è proprio, arriva su. Sì. È molto limonoso. L'odore subito. Sì, sì. Va bene, crema al limone, si sapeva, sì. La fragola diceva. Ma io non c'era qualche cosa. Sì, però si sente di più l'aspro del limone rispetto, sì, rispetto alla crema. Che... All'odore sì, all'olfatto sicuramente sì. Andiamo ad assaggiarlo. Vai a digito papillarlo. Ragazzi, mi raccomando, fate i bravi durante la digito papillare delle ragazze. Ecco, sì, esatto. Mi raccomando, diventate ciechi. Molto acido, no, allora, brava. Brava. Okay. È molto aspro, al gusto è molto aspro. Ma mi piace. Ma non è male, però. No, non è male, però... È la prima cosa che si sente. È meno dolce rispetto all'olfatto. È meno dolce rispetto all'olfatto. Mi reggi un attimo il cap, gentilmente. Che va, rimane un gusto buono. È buono, sì. Sì. Sembra un buon limone, comunque. È un buonissimo limone. Sì. Prego. Riprendo il mio cap, gentilissima. Lei è veramente molto gentile. Allora. Beh,
Adesso lo so svappare anche a me. Comunque, mi ricorda un è un mix di altri liquidi che ho assaggiato. È un limone molto dolce. È un limone molto dolce. Allo svapo arriva anche la crema. Esatto. Allo svapo arriva anche la crema. È un po' dolce. Mentre alla digita papillare spiccava il limone brutalmente, allo svapo invece si sente quasi una... Allo svapo è meno aspro rispetto che alla digita papillare. Come se ci fosse anche una base biscottosa di pasta, cioè non mi sembra solo una crema. Solo crema? Non lo so, mi sembra... Non lo so. Però comunque è un... Fammelo riassaggiare. È un limone dolce. È un limone molto, è molto piacevole. Sì. Buono. Forse è uno dei limoni tra i più buoni sicuramente che ho assaggiato, però nella descrizione non c'è scritto, vero? Non c'è scritto che c'è una base frolla, niente. No. Sembra una tartelletta al limone, sì. Sembra. Sembra un pasticcino al limone. No, guarda, dai, è una... Diciamo che... Cioè, allora, la crema è dolcissima molto... La crema dolcissima molto il limone. Però il limone rimane sempre, sia lit che allo svapo, c'è sempre quella nota di limone accompagnata dalla crema e da questa... Non so se c'è, magari non c'è, è una mia impressione, però io sento una base di frolla, di biscotto, insomma, sembra una tartelletta, vabbè, insomma. Ma passiamo alla votazione. Sì. Io vorrei sapere prima... Diciamo il parere delle nostre meravigliose e assolute papilline. Tu, Linda, che voto daresti, ad esempio, a quello di prima, al Monkey Nut? Quello di prima? Al Monkey Nut Reserve. Al Monkey Reserve. Monkey Reserve. Un 7. 7, 7 e mezzo. Tu invece, Elenina? No, io sto un po' più bassa. 6 e mezzo. Per la secchezza che ti rimane. Nelle fauci, sì. Bravo. Anche nella piace la secchezza. Tu, Emi, cosa gli dai? Io, dai, sto sul 7, sul primo... Sul 7. Sul Monkey Reserve, sì. Un 7. Guarda, gli do anch'io un 7 perché mi piace, è rotondo, equilibrato, però quel secco gli toglie voto, mezzo voto in più. Gli avrei dato l'unica un voto, cosa, l'unica cosa è quella, l'unica cosa un po' di, un po' di secchino, perché però per il resto si sento tutti i gusti. Sì, si sente un po' tutto, per la banana, però rimane comunque un gusto gradevole, piacevole, sì. Da svapare tutto il giorno. Quindi diciamo che per il Monkey Reserve è un 7. Sì. Un 7 sì. La media, se sì. Sì. Mezzo, 7 e mezzo, 7 un 7. Mentre per il lemon cream, cosa dice lei, Linda? Allora, diciamo che mi dispiace perché perde un po' il limone, però gli darei un 6 e mezzo. 6 e mezzo? Perde un po' il limone. Tu? No, io sto più alta. 7 e mezzo. Sì, perché a me adesso fai la battuta di questi quelli con il limone, piacciono. È vero, piace il qualcuno che vuole inviare un limone. Piace il limone. Beh, anche a me piace di più il limone, io sono sul 7 e mezzo anch'io. Sul anch'io limone. 7 e mezzo il limone, sai? Sì. Sì. Anche un limone 7 e mezzo perché è piacevole, mi piace perché... Diciamo che come valutazione generale, diciamo, c'è un mezzo punto in più rispetto all'altro, dai, siamo sul... Dai, 7 e mezzo. Verso il 7 e mezzo. Anche sì. Perché le valutazioni che contano sono le mie, le tue. Naturalmente, sto scherzando. Però diciamo un 7 e mezzo al lemon cream e 7 al Monkey Reserve. Cioè, direi che per questa prima parte di recensioni dei Monkey Nut è tutto. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube La Papilla Assoluta, vi ricordiamo anche di mettere un bel mi piace alla pagina di Giosvapo e alla pagina della Papilla Assoluta su Facebook e di iscrivervi al gruppo chiuso segreto della Papilla Assoluta. Vedete che anche la nostra papillina indossa la magliettina. Bene. E di seguirci anche su Instagram. Anche su Instagram, che presto vedrete le foto della nostra... Vape model. Model Elena. Detto questo, model per modo di dire. Ma smettila di fare la modesta, smettila. Quindi noi vi diamo appuntamento alla seconda parte che faremo fra poco e vi salutiamo come sempre con un caloroso ma soprattutto vaporoso abbraccio. Ciao. Ciao. Che cazzo avevate da ridere voi dietro? Adesso mi spiegate! No.